Ancora maestro, vogliamo questa canzone più alta, C'est la vie. Ah. E noi C'est la vie perché andiamo in Francia, sì. Andiamo in Provenza. Sì. E tra l'altro Maria Lisa di Grosio, provincia di Sondra, ha fatto i panini del buongiorno, i tuoi panini. Belli, sì, ricetta dell'anno scorso. Ricetta della... Cioè, perché qui comunque ti seguono. Belli, guarda che belli. Allora Maria Lisa, adesso vedi dal nostro... nostra cartina geografica, andiamo in Francia, sì. Andiamo in Provenza, esatto. E facciamo non quelli lì che erano quelli dell'altra volta, ma abbiamo spoilerato e sì. Li vediamo lì davanti, esatto, così li facciamo vedere. Perché sono meravigliosi, sono queste brioche. Sono i gibassier. I gibassier. Esatto. Cosa vuol dire gibassier? In realtà non ha una traduzione italiana, ma si pensa che sia nata a Lumaren, questa focaccia dolce, che è un paesino della Provenza naturalmente, dove c'è un monte che si chiama Giba e quindi probabilmente potrebbe derivare da quella zona lì. E quindi sai che molte volte si collegano i prodotti alle zone e anche non solo al nome di chi ha inventato giusto. Questo prodotto, e quindi probabilmente viene da questo monte. Allora, che cosa ci serve? 500 grammi di farina tipo zero. Mi raccomando, quando facciamo questi impasti dolci con i grassi, naturalmente con il burro, in questo caso anche con l'olio, prendere delle farine che abbiano una quantità proteica abbastanza elevata. Quindi ci servirebbe una farina che abbia almeno 13,5-14 grammi di proteine, da leggere sempre sull'etichetta. Allora, io ho messo la farina, 500 grammi, 120 grammi di uova e 160 grammi di latte tutto insieme, miscelandoli con 10 grammi di lievito fresco di birra. E quindi andiamo a impastare per un 5-6 minuti fino a quando abbiamo un composto che è abbastanza omogeneo e dove non abbiamo più o quasi farina libera nella nostra ciotola, quindi ci potrebbero volere almeno anche... Federico, quando è che inizi ad andare in Europa? Cioè, non solo in Italia, vai in Provenza, vorrei fare un collegamento con la Provenza. Io potrei partire anche ora, poi vado là, ti telefono e torno. No, ma nel senso, dopo aver scoperto l'Italia in lungo e in largo, sì. È giusto anche girare un po' l'Europa, no? Abbiamo ancora tanti posti sconosciuti in Italia da visitare. Bravo. Siamo riusciti a tirarli fuori, gli abbiamo dato un po' di visione, soprattutto abbiamo raccontato quelle storie di quella gente che merita, perché è la gente che fa il posto. E secondo me ce ne sono ancora un po' da fare qui nel nostro bel allora, paese. Allora, finiamo l'Italia, poi espatriamo. Esatto. E io magari lo accompagno ogni tanto. Poi... Tutti vogliono venire con te, io non lo so come mai. Fulvio l'ha già fatto, fa finta di niente, ma è già stato col provinciale. Volete abbandonarmi tutti? Va bene. Anche perché in ogni posto d'Italia, in ogni posto che va Federico, poi, come in tutta la gastronomia, ma troviamo dei pani, delle focacce diverse. Certo. Lo abbiamo visto in questi due anni, che sono infiniti. E ogni borgata, non ogni paese, ogni borgata ha un suo pane diverso. Sia in Italia che all'estero, quindi potrebbe essere molto interessante. Allora, vedi che adesso sto iniziando a impastare con le mani in modo da avere un impasto omogeneo. Vado con il nostro zucchero di canna, che sono 100 grammi, e lo bagno con quest'acqua ai fiori d'arancio che si può trovare e che naturalmente, soprattutto dopo la Pasqua, per chi ha fatto la pastiera, possiamo andare a... magari ce l'abbiamo già in casa. Vado a far assorbire bene lo zucchero in questo modo. Vedi che ho creato un composto omogeneo e adesso lo vado a amalgamare bene. A questo punto, dopo pochi minuti di impasto, andiamo con il sale, che sono 8 grammi. Vedi che l'impasto è ancora umido. Questa cosa che nei dolci va sempre il sale, è importante. Sì, perché... soprattutto, allora, solitamente nei dolci non lievitati il sale si mette anche per un po' l'esaltatore del sapore. Certo. Ma in questo caso, hai detto una cosa importante, nei dolci lievitati il sale è anche un coadiuvante tecnologico, nel senso che irrigidisce la maglia glutinica ed è anche un rallentatore della lievitazione, per farla semplice. Cosa significa? Che il sale ci serve proprio a livello tecnico per riuscire a far incordare l'impasto. Se non mettessimo il sale, gli impasti sarebbero tutti molto molto appiccicosi. Vedi? Quindi soprattutto nei dolci lievitati il sale ci vuole sempre. E 8 grammi è una quantità quasi del pane. Andiamo con l'olio, che è una caratteristica delle gibassie, perché probabilmente... Burro. Esatto, alcuni lo fanno anche solo di olio, probabilmente anche la vicinanza alla nostra Liguria ha fatto sì che questo dolce prendesse l'olio all'interno. Il burro, quindi facciamo assorbire l'olio, poi facciamo assorbire il burro, continuando ad impastare lentamente, sono 70 grammi, e alla fine, solo alla fine, andiamo con i semi di anice, facendoli accorpare bene all'impasto, che danno questa caratteristica di ormai sapore lo sapete, e di profumo molto molto buona. Tutti questi lo facciamo passaggi. Lievitare 6 ore in frigorifero, quindi... in massa,
è un impasto che si può fare in giornata, è molto bello perché non è lunghissimo da fare. Allora, se io ho in frigorifero così i nostri grassi, questo lo teniamo per spiegare, irrigidiscono un po' il nostro impasto e andiamo a spezzare delle palline da 150 grammi circa per fare poi le nostre, quindi andiamo a piegarli in questo modo, dobbiamo metterci un attimino belli stretti e li andiamo a far rilassare per circa 20 minuti su una teglia. Devono proprio solo rilassarsi perché l'impasto è freddo, non lieviterà tantissimo, ma per poi procedere alla stesura, questi li faccio dopo, per poi procedere alla stesura ci servirà che questi si rilassino e riescano poi a essere lavorabili. Guardate, vedi? Dopo che sono rilassati. Pochissimo, non si muovono quasi, perché 20 minuti è un tempo molto molto ridotto. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a preparare proprio questa piccola briochina che, vista la zona geografica, deriva un po' dalla fougasse. La fougasse è questo pane intagliato all'interno che abbiamo già anche fatto e che serviva un po' per provare i forni, provare la temperatura del forno. In questo caso andiamo a stenderci col mattarello una focaccetta. Esatto, una focaccetta, guarda che belli i semi all'interno. La allunghiamo leggermente e poi con le forbici, guarda, te ne faccio vedere una, andiamo a tagliarla e a creare questa forma che sembra un giglio. Lo allarghiamo leggermente e poi facciamo ancora quattro tagli con le forbici in questo modo. Lo andiamo a mettere, naturalmente le facciamo tutte, le andiamo a mettere sulla nostra teglia, le aggiustiamo, le facciamo lievitare per circa un'ora e mezza, eccolo così qua. Così diventano, guarda. Quelle qui, vedi, si vedono bene. Gli diamo una spennellata di uovo prima dell'infornamento, quindi vedi, in modo che prendano un bel colore, e andiamo in cottura, forno statico, a 170 gradi per 20 minuti. Ok. Quindi andiamo qui e la bellezza adesso è questa. È quella di mettere... Solitamente come le fanno, grazie Anto che mi fai un po' di ordine. Io qui ho del burro fuso, quindi vado a spennellare con abbondante, generoso burro fuso, in questo modo, ne facciamo un paio. Vedi che prenda proprio bene bene il burro. E poi qui ho dello zucchero, dove ho grattugiato della buccia d'arancia e andiamo a impanarli dentro. Zucchero, buccia d'arancio, li impaniamo, esatto, così. Guarda. E li andiamo E questo è il tocco finale. Guarda. Beh, ma questa è una roba meravigliosa. Questi da passeggio. Guardali. Da passeggio, da colazione, qua, da merenda. Li mettiamo poi tutti qua insieme. Però se volete assaggiarli... Quasi. Vai. No, lo faccio io, Anto, non ti preoccupare. Così mi dici.